Uno youtuber italiano ha detto poco fa che un ragazzino a scuola col cellulare può fare più di Warren Buffett. Beh, bravo, bellissimo consiglio, è proprio un'immagine da dare, un consiglio da un messaggio da far passare a chi ti ascolta. E ragazzi, capite chi crea i primi pericoli? Il primo pericolo è creato proprio da queste persone che trasmettono un messaggio di estrema semplificazione. Un ragazzino può guadagnare più di Warren Buffett, ma Warren Buffett quindi cos'era? Uno stupido, perché Warren Buffett ha iniziato nel mondo degli investimenti quando aveva 9 o 12 anni, ok? E ha avuto i risultati che ha avuto. In che modo un ragazzino di punto in bianco dal giorno alla notte può affrontare la complessità dei mercati finanziari? Io veramente non capisco questa narrativa. Comunque, ognuno, la libertà di parole e di pensiero è proprio, vuol dire proprio questo, no? Vuol dire poter dire qualsiasi cosa, intelligente, stupida, senza senso, però la libertà è bello anche per questo. Ci sono varie campane, ognuno segue lo sapete una cosa? Che è molto facile seguire alcuni tipi di campane, è molto facile seguire i trader o essere affascinati dai trader che vi fanno vedere che viaggiano in Lamborghini, che viaggiano su aerei privati, che fanno una vita di stralusso, che vi fanno le foto da Dubai, dai loro uffici sugli skyscraper, sui palazzoni alti di Dubai. È molto facile essere affascinati da questo, no? È molto più difficile essere affascinati da chi vi trasmette la fatica dietro e la complessità da imparare le cose da studiare dietro invece al trading e agli investimenti. Scusate, chi è più facile seguire? Chi vi dice che è tutto facile, che un ragazzino di 10 anni può diventare più ricco di Warren Buffett senza studiare niente, senza fatica? O chi vi dice, ragazzi, state attenti perché sui mercati ci si fa male, sui mercati il 90% delle persone perde soldi, bisogna studiare, bisogna essere preparati, bisogna avere un trading plan, bisogna avere delle strategie, bisogna capire di economia, bisogna capire di analisi tecnica, bisogna saper fare un'analisi fondamentale. Chi dei due? È semplice, no? È la facilità, il diventare ricchi facilmente e velocemente affascina tutti. Il problema è che lì l'unico che diventa ricco, lo sapete chi è? Il furbetto che sta dietro a quella narrativa, a farvi credere che lui è ricco. E di certo quella persona non si arricchisce facendo veramente trading, magari non ce l'ha nemmeno un conto di trading aperto. Ok, ma racconta quella storia semplicemente per portare acqua al suo mulino. E io spero che in questo canale invece questo tipo di narrativa verrà sempre più combattuta. Anzi, quando sentite qualcuno che vi dice una cosa del genere, fategli capire che le cose non stanno così, che sta dicendo delle stupidaggini. Ok, ragazzi.